Live, eccoci qua. Silvia Pulino, io ti ringrazio tantissimo per aver accettato il mio invito per essere qui con me oggi. E ti bombarderò di domande, sono molto curioso di ascoltarti perché tu tratti uno dei temi che a me piacciono maggiormente. Tu ti occupi di, oddio, insegni entrepreneurship, quindi me lo stavi spiegando giusto adesso, la parte iniziale dell'impresa, no? Raccontamelo tu. Allora, entrepreneurship è un termine che non si traduce bene in italiano perché noi quando parliamo di imprenditorialità prendiamo tutto in quel mezzo, mentre invece l'entrepreneur nel senso anglosassone e all'origine nel senso francese della parola è proprio chi intraprende, quindi in quella fase iniziale di avviamento di un'impresa intesa anche in senso lato, cioè l'impresa come la pensavano anche i grandi esploratori, Colombo, Darwin. Quindi quest'idea di fare una cosa che è più grande di noi e tutto quell'aspetto iniziale di come uno crea qualcosa dal nulla in effetti, perché tu devi avere un'idea che è la tua direzione, la tua stella polare, la direzione verso la quale vai. Però molte delle decisioni di come metti insieme il business vengono fatte sulla marcia e vengono determinate un po' dai vincoli che tu hai, quindi mancanza di risorse, mancanza di personale, eccetera, e un po' dalle opportunità che invece riesci a trovare negli anfratti della realtà che ti circonda. E quindi è una cosa molto bella perché metti in campo tantissime competenze non tradizionali e devi essere veramente, è molto sfidante perché stai mettendo in gioco tutto te stesso. Vabbè, per me è la parte più bella, diciamo, la È parte proprio bellissimo. di partenza, quindi sono veramente contento. Senti, lo chiedo a tutti, sono curioso di saperlo anche da te, come stai affrontando questo periodo? Cercando, sì, diciamo che il primo punto quando si è scatenata questa situazione, la prima cosa che ho cercato di fare è stata trovare un equilibrio interno per poter fronteggiare il tutto, perché se uno non ha una calma interiore, facilmente si lascia sopraffare da una situazione che è abbastanza straordinaria. Quindi, innanzitutto quello, un ritorno, un ricordarsi permanentemente quali sono le proprie priorità. E quindi per me, e come penso anche per te, sono sicuramente la famiglia in primis, e poi allineare tutto il resto dietro a queste priorità. E alla fine ce l'abbiamo fatta. E dopo la famiglia vengono, per me vengono gli studenti, chiaramente, cioè cercare veramente uno sforzo abbastanza notevole per una persona anche della mia età di utilizzare le tecnologie per trasferire un'esperienza che se non è uguale ad essere in aula, sia comunque almeno equivalente. Certo, rispondono gli studenti, cioè si trovano, si Guarda, ritrovano un pochino in questo. abbiamo fatto noi, la nostra particolarità è che il 70% dei nostri studenti non sono italiani e quindi durante il lockdown sono tutti tornati a casa. Casa significa tanto Stati Uniti come potrebbe essere la Thailandia. E quindi abbiamo dovuto fare le lezioni in modalità sincrona, quindi registrare le lezioni, eccetera. Però poi tu non puoi non avere un contatto umano con i ragazzi, perché veramente la parte della docenza che conta di più è quella che tu trasmetti con la persona, parlando, guardandoti in faccia, identificando quali possono essere i problemi. E quindi abbiamo fatto anche molti incontri one-on-one, molto di più che se fossero le ore di ufficio, insomma, di Certo. assistenza. E quindi è stato faticoso. Me Però lo mi ha immagino. dato anche molte soddisfazioni perché i ragazzi sono stati in gamba, hanno riconosciuto lo sforzo realizzato e sono consapevoli, insomma, che è Certo. vero che non ricevono quello che dovrebbero, però stiamo facendo del nostro meglio. Senti, tu oltre che insegnare, sei coinvolta in una marea di progetti. Kids Up, Teach for Italy, Italy Starts. Te li chiedo un po' tutti perché sono curiosissimo. Partiamo da Kids Up, di cui io sono un grandissimo fan. Allora, all'origine di tutti questi progetti c'è, in senso più ampio, un progetto, di ripartire dall'educazione per, trovare nuove competenze per poter affrontare la vita meglio. Quindi questo, è alla base di tutto, diciamo che,
ripeto, io ho già fatto tante cose entusiasmanti, ho girato il mondo tante volte, ho provato tanti diversi lavori e adesso è un momento di riflessione, di dire che cosa ho raccolto in tutto questo periodo e come posso contribuire sembra una cosa un po' scontata, però a rendere il mondo un po' migliore. E per me, diciamo, quello che risuona di più è proprio l'educazione e la preparazione, vedendo anche, cioè io ho sempre riconosciuto i miei genitori, il loro maggior pregio è stato darmi la migliore educazione che potevano darmi, ed è questo che mi ha consentito di reinventarmi tante volte e mi consente di prendere anche con una certa tranquillità tutte le crisi che ho vissuto, che questa è la peggiore forse, ma non è l'unica e non sarà l'ultima. E quindi, diciamo, tutte le cose che ho fatto vanno in quella direzione, mettendo insieme, coniugando questi aspetti della mia personalità e della mia esperienza. Kids Up, chiaramente ci ho messo dentro tutto quello che io facevo in aula, anche il fatto che sono mamma e che volevo trasmettere a mio figlio quello, valori che per me erano importanti. Ma nasce dall'osservazione che ho avuto insegnando prima nei master, poi a laurea di primo livello, e poi avendo interagito con ragazzi del liceo che fanno percorsi di junior achievement, che fanno impresa lungo tutto un anno. E quello che ho notato è che man mano che scendi nell'età, i ragazzi sono più flessibili, più aperti, più disposti a mettere in discussione le loro idee. E quindi mi sono data quella sfida, dico ma allora proviamo con quelli più piccoli. E quindi ho creato un programmino che sono molto leggero, molto facile da erogare, che sono 10 ore, sono 5 settimane con incontri di 2 ore ciascuno in ogni settimana. E in 10 ore noi vediamo che cos'è un'impresa, cosa sono gli azionisti, cos'è uno statuto, come si fa brainstorming per creare un'idea, come si parte dal cliente, dal target. Tutto questo con bambini di che età? Allora, questi bambini sono, noi siamo partiti con bambini della quarta elementare. Quest'ultimo anno l'abbiamo fatto anche con bambini di una terza elementare, molto progredita perché veramente si vede che la maestra lavora molto con i bambini, ma che hanno sviluppato tutto in modo ineccepibile. Quindi loro fanno ricerca di mercato, sviluppano il prodotto, lo fanno proprio e lo vendono. Meraviglioso. Quindi è tutto il percorso, chiaramente semplificato, agevolato, eccetera, ma ognuna di queste tappe diventa una scusa per parlare di cosa significa fare impresa. E se tu ti poni di fronte ai bambini in modalità di ascolto, loro escono fuori con tantissime domande e anche delle risposte. E quindi alla fine tu l'unica cosa che fai è codificare la risposta che trovano da soli. Certo. E io ti collego questo, sicuramente l'avrai visto come genitore, nel parco giochi. Nel parco giochi il bambino è l'imprenditore nato per eccellenza. Si inventa il gioco, quindi la creatività c'è tutta, sa lavorare in squadra, si crea il team, si danno le regole, si reinventano tutto quando si sono stancati e devono passare ad altro. E questa cosa purtroppo si perde un po' con la scuola, perché noi abbiamo una scuola che non favorisce questa creatività. Da tante altre cose, io penso che su molti aspetti è molto solida ancora rispetto ad altri sistemi in altre parti del mondo. Però questa fiducia in se stessi, questa capacità di essere imprenditori in questo senso più ampio, lentamente lo uccidono finché arrivi all'università ed è così. Sei proprio, io devo decostruire tutto quando mi arrivano i ragazzi. Perché, anche perché non so se è ancora così. No? Io ho sempre visto un pochino nel mio intorno che c'è una gran differenza nell'impresa tra chi ha genitori imprenditori e quindi magari ha vissuto anche all'atere una mentalità di un certo tipo e chi magari in casa invece i genitori hanno un altro tipo di impiego. Quindi è proprio una forma mentis che un pochino arriva dalla famiglia ed è anche giusto che sia così, però in generale la formazione fino a un po' di tempo fa, ecco, un qualcosa tipo Kids Up non esisteva, quindi anche il fatto di poter dire a un ragazzo, guarda che c'è un'alternativa, cioè va bene una cosa, ma esiste anche dell'altro, e viceversa, ovviamente, dà la possibilità, penso, di poter aprire un pochino l'orizzonte. Penso, ne parlavamo prima, l'ambiente in cui uno cresce determina tante cose, e purtroppo la scuola ancora non ha abbastanza peso per combattere quell'ambiente quando non è ottimale.
E questo è un po' l'aspetto che a me piace dell'altra associazione che tu hai menzionato, che si chiama Teach for Italy, che fa parte di un'organizzazione internazionale, il cui scopo è quello di colmare il divario che c'è, il divario di accesso a un'educazione di eccellenza che c'è tra i bambini e la popolazione, ed è dimostrato che chi non ha genitori laureati ha il 70%, 80% di possibilità di non seguire un percorso del genere. E quindi questo è un dato abbastanza significativo. Teach for Italy ha come missione quella di selezionare ragazzi giovani molto molto in gamba, con proprio voglia di intraprendere in campo educativo, li forma in un modo particolare, li inserisce nelle scuole più disagiate, quelle che hanno più bisogno di insegnanti, e questi ragazzi lavorano in aula per dare un'educazione di eccellenza, ma lavorano anche con le famiglie, con la comunità che li circonda, eccetera, in modo che diventa il progetto bambino, diventa un progetto di tutta la comunità che gira intorno al bambino, quindi si educano anche i genitori, in questo modo crescono i due ambienti, sia la scuola che la famiglia. Certo. È un progetto molto bello che ha già dato dei risultati enormi in molti altri paesi, quindi noi stiamo partendo adesso col primo gruppo di insegnanti che piazzeremo a settembre, e con molta fatica, perché ti devo dire che il Covid ci ha veramente dato una botta feroce, però anche questo è stato un'opportunità per reinventarci, perché questo è anche la cosa che tu riscatti da qualsiasi crisi, se hai questa mentalità, che in ogni crisi si nasconde anche un'opportunità, una o più opportunità, e quindi l'importanza di non farsi travolgere dalla crisi sta proprio qui, perché è vero che i costi ci sono, perché quelli non li possiamo negare, certo, però almeno riscattiamo le cose positive, che saranno quelle che poi ci potranno dare una leva per uscirne fuori non tramortiti, ma invece con voglia di crescere ancora. Senti, a proposito di questo, voi avete lanciato un'iniziativa alla quale tra l'altro io ho preso anche parte molto volentieri, sulla resilienza, sul modo in cui noi piccoli imprenditori stiamo reagendo a questa situazione, a questo momento, cercando di magari ecco, di vederla da un punto di vedere il bicchiere mezzo vuoto, diciamo così, quantomeno, quanto più possibile, o come dicevi tu, ecco, di cercare l'opportunità piuttosto che semplicemente concentrarci sulla negatività del momento. Che risposte hai avuto? Raccontaci un po' come tu avrai fatto da catalizzatore un po' di tante imprese. È stato molto bello, perché chiaramente noi siamo andati dalla rete di imprese che sono nostri amici, no? Perché che conosciamo già da parecchio tempo, come tu stesso, e abbiamo avuto un'ottima risposta. Non tutti hanno potuto fare il video, perché chiaramente molto molto impegnati, non avevano proprio la banda mentale per pensarci. Però ne abbiamo ricevuti tanti, e con risposte molto variegate, cioè ognuno raccontandola dal proprio punto di vista, e quindi veramente c'era uno storytelling in un minuto, in due minuti, molto simpatico e molto rappresentativo del mondo delle start-up. Perché il fattore comune è proprio quest'idea, la chiamiamo, cioè questa parola che ci viene dall'inglese, che è resilienza, ed è proprio questa abilità di rispondere a una situazione che non era quella che avevi progettato, quella che avevi, che ti aspettavi di dover affrontare. E questo richiede sia delle competenze pratiche per poter mettere in atto una reazione, ma anche delle competenze, delle risorse interne di forza e, certo, e di spirito. E quindi abbiamo ricevuto diverse cose, quindi da per esempio Looking for Value, che è una consulente, che è chiaramente consulente specializzata nelle piccole e medie imprese, e per loro la reazione, diciamo, a questa situazione è stato di concentrarsi sul cambiamento del paradigma, e quindi hanno fatto un lavoro di riflessione. E adesso parlano non solo di smart work, che deve essere proprio smart, che significa non solamente lavorare da lontano, ma anche lavorare in modo intelligente, quindi ripensare i processi produttivi, ripensare a tutte le attività e vedere quali sono quelle che veramente aggiungono valore, quali sono quelle che facevi perché si faceva per tradizione, ma che non sono davvero necessarie. Poi hanno parlato di smart talk, quindi la comunicazione, che è fondamentale e ancora più importante in questo momento in cui non siamo tutti insieme,
E hanno anche parlato di smart goals, che sono chiaramente gli obiettivi che bisogna ripensare. Cos'è che dopo Corona è appropriato come obiettivo? Cioè, chiaramente noi stavamo tutti, ognuno nel proprio mondo stava su una certa curva prima del virus, certo. E adesso non possiamo pretendere che quando è finita la storia del virus torniamo dove stavamo prima. No, ci siamo addormentati per 100 anni, adesso ci svegliamo, il mondo è diverso e quindi bisogna ripensare anche gli obiettivi. Quindi molto utile questa riflessione che loro hanno fatto, che io ci ho messo 5 minuti a raccontarvi, loro l'hanno fatto in un minuto. Poi ci sono, per esempio, c'è un'azienda che è molto carina, non so se la conosci, Trainec, che facevano allenamenti, invece di andare in palestra li facevi all'aperto, creavi comunità, eccetera, quindi l'esperienza di stare insieme era fondamentale al loro value proposition, e di colpo arriva il lockdown e non puoi stare più insieme. Oops. E quindi loro all'inizio hanno detto, oddio, dobbiamo chiudere, e invece no, loro si sono riproposti online e hanno trovato comunque il modo di mantenere i valori fondanti della loro azienda, che era quello di fare un'attività che fosse divertente, che fosse piacevole e che comunque creasse una comunità di gente con degli interessi simili. E l'ultimo esempio che ti vorrei dare, perché secondo me è molto importante, è quello di Puro Sud con Foodies. Non so se li conosci, Puro Sud è un avamposto della cucina del sud qua a Roma, e chiaramente la ristorazione è stato un altro ambito molto molto colpito dal virus, mentre Foodies è un'azienda di delivery. E loro hanno fatto questo proprio all'inizio, ti ricordi che stavamo proprio a marzo, che era quasi San Giuseppe, il giorno della festa del papà, e hanno messo in piedi questa iniziativa in cui Foodies donava 2 zeppole per ordine, Puro Sud faceva le zeppole, peraltro buonissime, e Foodies le consegnava senza nessun obbligo di comprare altre. Poi se volevi chiaramente potevi fare un ordine più grande. Ma è stato molto bello questo, perché ha manifestato proprio un'apertura, direi, emotiva rispetto alla situazione e rispetto ai propri clienti. E quindi è stato un momento proprio all'inizio, quando eravamo molto, ancora non avevamo trovato un nostro assetto, un momento distensivo di pensare, posso fare una bella sorpresa al papà, al marito, eccetera, con questa bellissima iniziativa. E quindi, e come queste ce ne sono state altre, non te le sto a raccontare tutte, però sono diversi aspetti, pratico come mi reinvento utilizzando tecnologia, eccetera. La riflessione, come ripenso al futuro, ma anche l'aspetto umano, come mi metto in contatto comunque con l'altro. E io penso che se c'è qualcosa da riscattare da questo corona, che penso che la maggior parte di noi ha fatto, è di rimettere al centro come priorità l'essere umano, il rapporto umano e le relazioni. È verissimo, questa è stata un po' la riscoperta di tutti noi un pochino, no? Ci siamo trovati distanziati, forse per questo c'è stata ancora più... Sono state tantissime iniziative anche, ecco, di diverse imprese, ora quelle che hai citato tu, dove hanno rimesso un pochino al centro finalmente la persona piuttosto che solamente il cliente, diciamo. Questo è andato... Esatto. Io piano piano ti interrompo, perché ogni tanto quando arriva qualche domanda te la pongo, così non ce le perdiamo. Ci scrive Fabio, che tra l'altro è stato anche mio ospite in uno dei live, quindi ciao Fabio, ti saluto con piacere. E la domanda tra l'altro è piuttosto interessante: come stimolare il senso di imprenditorialità nei nostri ragazzi? So che tu ovviamente nell'università lo fai quotidianamente, ma come renderlo sistematico nel sistema scolastico? E questo interessa anche molto me. E come possiamo farlo noi come genitori? Allora, una bellissima domanda e non ho necessariamente tutte le risposte. Parto dalla genitorialità, perché insomma sono 14 anni che mi sto impegnando su questo, e diciamo, come genitori chiaramente, come diciamo prima, il bambino che ha un genitore che è sensibile a questi argomenti parte avvantaggiato. E il dialogo è fondamentale, parlare tanto con i propri figli, e poi stimolarli fin da piccoli a fare le proprie scoperte. Io so che le mamme italiane tendono a essere un po' chiocce, a volerli proteggere, ed è un istinto che io prima criticavo da giovane nubile, poi quando hai il figlio ti rendi conto che ti viene spontaneo, però bisogna combatterlo questo istinto e bisogna fargli fare le cose, anche se ci mette 3 volte di più, anche se lo fa male la prima, la seconda e la terza volta,
e avere molta, molta pazienza e dargli fiducia che può intraprendere di nuovo questa parola. E quindi questo come genitore, dargli stimoli, opportunità, queste sono cose abbastanza ovvie, però se le fai sistematicamente, alla fine i risultati si ottengono. Nella scuola è più difficile perché la scuola è molto lontana da questo concetto, e almeno in Italia, in altri posti no, per esempio in Israele loro hanno un programma che parte dalla prima elementare, scolarizzando i bambini all'imprenditorialità. Non per Ottimo. niente loro sono startup nation, e anche nel nord Europa lo stesso, però noi purtroppo non siamo fatti così. Kidzap cerca un pochino di colmare quel gap. Però non è solamente quello, perché sono tante altre iniziative che si possono fare, cioè l'intraprendere si sviluppa non solo nell'impresa, ma anche con altri progetti. Quindi ogni scuola può farlo con la propria sensibilità, con le cose che possono essere di interesse per quel bacino di utenza. Certo. All'università è Capito. più facile perché si sono autoselezionati, hanno scelto di fare quel corso e quindi già hai di partenza una predisposizione. E poi bisogna reggere un po' la barra obbligandoli a fare le cose che a loro non piacciono, che non sono, con cui non si sentono comodi. Per esempio, cosa intendo per questo? Io faccio un corso che è specificamente entrepreneurship, che è proprio l'inizio, si vede come si avvia un'impresa. Loro magari sono molto bravi ad avere le idee e a svilupparli a tavolino. Però una cosa fondamentale in questo corso è fare la validazione, cioè vai, verifica che le ipotesi di lavoro che hai utilizzato siano effettivamente così, che il tuo cliente sarà interessato al tuo prodotto, che c'è un mercato, che avrai fornitori, eccetera. E quindi tu ti devi confrontare col mondo esterno, devi uscire, devi fare colloqui, devi fare interviste, devi fare indagini di mercato. E questo a loro costa molto, sono molto bravi a studiare, molto bravi a leggere, a processare maree di informazioni, ma poi questa cosa molto pratica di mettersi di fronte, di esporsi, perché chiaramente il tuo bambino e lo stai esponendo alla pubblica critica, e di non sentire che è una pubblica critica, ma che tu impari da quel feedback e poi modifichi il prodotto, il servizio, il bambino che stai presentando al mondo. Quello è un passaggio che non è facile e costa, e costa molto, bisogna spingerli tantissimo e spiegare costantemente perché è importante. Poi via via che lo vanno facendo si rendono conto da soli quanto è prezioso questo. Però c'è molto, specialmente man mano che diventano più grandi, c'è molto questa tendenza a dire ma io ho pensato questo prodotto, questa idea è bellissima, basta. E questo si vede ancora di più con chi ha un background tecnico. L'ingegnere per natura trova la soluzione elegante, la soluzione bella, e magari non si rende conto che per il cliente, per il mercato, che sia elegante oppure no, può Sì. essere assolutamente indifferente. Magari vogliono un costo più basso, vogliono Sì. una prestazione Guarda, diversa. infatti hai tirato fuori proprio un concetto ed è una delle cose che volevo chiederti, quindi colgo la palla al balzo. È un po' la differenza che c'è ma in qualunque tipo di professione, al di là del professionista, ecco l'ingegnere, l'architetto, il professionista in sé, ma anche il commerciante che vende il pane, proprio in termini proprio di mestiere. Ci sono tantissimi imprenditori che sono magari molto molto bravi nella loro professione, nel loro mestiere e quant'altro, ma non lo sono altrettanto nell'impresa. Cioè, è come se imparo la professione, quindi divento bravo in quello che faccio e la cosa già mi basta. Oggi probabilmente non è più così, quindi come può un imprenditore oggi migliorarsi da questo punto di vista? Ora, molti sono già nel campo, molti non hanno la possibilità di tornare all'università o comunque non hanno, ormai sono avanti, insomma, sono già nel mondo del lavoro. Come può una persona in questa posizione, reinventarsi imprenditore, non solo professionista? Allora, io vorrei darti due tipi di risposta, cioè una che lascio per dopo sarà l'aspetto di dove posso trovare le informazioni che mi servono. Ma la prima, che io penso sia ancora più importante, al mondo d'oggi e sempre di più andando verso il futuro,
e la capacità di lavorare con un team e di crearsi il team e di selezionare le competenze che tu non hai per circondarti di queste competenze. E cosa intendo? Il signor Ford aveva tutto il tempo del mondo di sviluppare il suo modello T, di mettere insieme la fabbrica, di raccogliere i fondi, di proporre il suo prodotto al mercato. Non aveva la fretta di farlo entro i prossimi 30 giorni. E quindi quello che non sapeva lo poteva imparare. Oggigiorno non abbiamo questo lusso perché il mondo si muove più velocemente, le competenze sono tante, quelle che sono necessarie, sono complicate, sono trasversali, si devono intrecciare tra di loro e quindi diventa sempre più vitale essere capaci di selezionare le persone giuste per l'ambito di cui stiamo parlando e metterle in posizione di poter lavorare poi, quindi niente micromanagement, niente, cioè loro devono poter esprimere un qualcosa che tu non hai, che tu non sei capace di dare. Quindi tu come imprenditore hai la, diciamo, il ruolo del direttore d'orchestra, è una sinfonia, tu la metti tutti insieme, c'hai tutti gli strumenti e fai suonare, è fondamentale quel ruolo, ma non puoi sostituirti tu, hai vari strumenti. Certo. E quindi questo che è culturalmente una cosa che a noi costa molto. Si dice un po' la differenza se è quello che intendi lavorare nella tua impresa o lavorare per la tua impresa, no? Sì. Se tu lavori per la tua impresa non è il tempo di lavorare sull'impresa. Quindi questo è un aspetto molto importante. Pensavo di averlo ammutolito invece, no? E è una cosa molto importante che andrebbe insegnata all'università, a scuola, quindi l'idea di lavorare insieme, ma non lavorare insieme che tu ti leggi 10 pagine, io mi leggo le altre 10, tu fai la tua slide, io faccio l'altra slide, ma veramente che il tuo lavoro più il mio equivale al lavoro di 3 persone. Certo. Quindi questo in linee generali penso che sia un aspetto molto importante. Poi dal punto di vista delle competenze specifiche, del tempo anche, perché l'imprenditore non ha tempo di tornare sui banchi di scuola, chiaramente. Io penso che oggigiorno siamo molto, molto avvantaggiati perché ci sono tantissimi modi di aumentare le proprie competenze. Quindi penso che ormai tutti in questo periodo abbiano scoperto i corsi online. Ce ne sono tanti, eccellenti, non solamente stranieri, quindi chi non avesse dimestichezza con l'inglese può trovarne altri corsi in italiano abbastanza facilmente. Tra parentesi, migliorare le proprie competenze in inglese non sarebbe un'idea sbagliata comunque. Soprattutto di questi tempi, insomma. Esatto. E poi ci sono, io penso che il mondo dell'università comunque si sta aggiornando molto, e oltre all'università ci sono anche accademie, per offrire i cosiddetti master di primo livello o percorsi simili che sono compatibili con un lavoro anche a tempo pieno. È vero che l'imprenditore ha un lavoro a tempo doppio più che a tempo pieno, però ci stanno e ci sono alcuni che sono più brevi, alcuni che sono nel fine settimana diciamo, la John Cabot ne offre diversi che proprio mirano a parlare e di marketing e di finanza, di risorse umane, quindi a rafforzare di digitalizzazione, a rafforzare le aree funzionali dell'imprenditore, ma ci sta il Sole 24 Ore, ci stanno tanti. Quali sono secondo te, poi tra l'altro mi incuriosisce ancora di più perché tu sei specifica nella parte iniziale dell'impresa, no? Quindi quali sono le hard skill, ma soprattutto le soft skill che secondo te un imprenditore dovrebbe approfondire oggi? Allora, le soft skill che poi sono quelle più difficili, perché quelle non si imparano a tavolino, si imparano di più con la pratica. Anche perché l'imprenditore deve capire prima cosa sono, perché noi siamo bravissimi, orientati, vendi, ma poi tutto quello che c'è intorno. Io ti direi che la prima dovrebbe essere l'empatia, perché l'empatia ti apre tantissimi canali diversi, l'empatia nei confronti del cliente ti consente di migliorare il prodotto, di migliorare il servizio, di andare incontro a un cliente che magari è ottimo, ma che in quel momento ha delle difficoltà, ma che insieme riesci a superare e quindi ti sei assicurato un cliente per la vita. E ti consente di avere un'organizzazione che funziona meglio, perché quando i rapporti umani all'interno dell'organizzazione sono basati su un rapporto più empatico che viene da sopra,
la gente rende di più, la gente capisce meglio che cosa ci si aspetta da loro e perché lo fanno. E quindi l'empatia, secondo me, è una caratteristica fondamentale di chi fa impresa, e non a caso, quando tu guardi le startup, molte di quelle che hanno successo in qualche modo mischiano anche un aspetto sociale, cioè o danno indietro, come si dice, o aiutano qualcuno, oppure quello che loro fanno comunque crea un valore anche con una dimensione sociale. E credo che alla base ci sia questo senso di empatia. L'empatia e i rapporti che poi riesci a costruire sulla base di questa empatia hanno gambe molto lunghe, e quindi tu ti ritrovi questo valore che hai creato senza nemmeno rendertene conto quando hai le situazioni difficili, e allora puoi ricorrere a quella rete che ti sei costruito, interna ed esterna. Quindi io direi questa, l'empatia è fondamentale. A braccetto con l'empatia, la comunicazione, la capacità di comunicare, sia nei contenuti sia nella forma, e vanno molto insieme, come puoi ben immaginare. E la capacità di comunicare in tempi di crisi diventa vitale. Cioè, già è importante sempre per poter allineare tutti dietro un obiettivo, per poter convincere il mercato, eccetera. Ma in tempi di crisi, se non c'hai quella comunicazione proprio veramente al top, è lì incominci a soffrire tanto. Quindi io ti direi che già con queste due sei abbastanza impegnato. Queste comunque anche sono legate al discorso di lavorare in squadra, come squadra. E quindi veramente questa sensazione, io da giovane facevo canottaggio. Mm-hmm. Quindi chi tra gli ascoltatori abbia fatto canottaggio può capire benissimo quello che io dico, perché quando tu remi fai uno sforzo molto grande, ma quando tutti in quella barchetta sono allineati e remano veramente sincronizzati, ti sembra di volare, non incontri più resistenze e ti sembra proprio di sfiorare il pelo dell'acqua. Certo. Ed è un'immagine che io mi porto dentro e che mi è servita molto con questa idea, che veramente tu senti, cioè, la stessa sensazione quando la tua squadra è affiatata e va avanti, che ti sembra che... Difficile, però, trovare una squadra affiatata è difficilissimo, credo. Ma non capita per caso, la costruisci. Questo è vero. La costruisci con l'esempio, con la selezione delle persone, con il cosiddetto empowerment. Quindi tu dai degli obiettivi chiari, ma dai anche... gli strumenti necessari, tangibili e intangibili, alla tua squadra per poter realizzare quegli obiettivi. Dai gli incoraggiamenti giusti, dai i premi giusti, insomma c'è tutto un lavoro dietro, non succede per caso. Quindi insomma queste sono alcune delle soft skill che ritengo siano indispensabili. Poi tra l'altro si ricollegano un po' al concetto di cultura aziendale che ti volevo chiedere, no? È un po', io ce l'ho molto a cuore, è un po' il discorso che facevamo prima. Siamo, soprattutto nella piccola impresa, quello che io noto nel mondo pratico, diciamo così, è che tutti siamo orientati a guardare i numeri, quanto incassiamo, quanto vendiamo, quant'è il costo del prodotto, quanto è il margine, siamo tutti bravissimi a ruotare sui numeri, ma manca la costruzione di un valore nell'azienda, nell'impresa, che può essere tranquillamente, io dirò, fino a perdere la voce, costruito non solo dalle grandi aziende, ma anche e soprattutto nelle piccole, anche perché siamo intorno al 90% dell'impresa italiana è fatta da piccole imprese, se non sbaglio, insomma siamo tantissimi, però manca in tantissime piccole imprese il concetto proprio di cultura aziendale, quindi la creazione di un valore, della trasmissione di un valore e quant'altro. Tra l'altro si collega anche molto a quello che dicevi prima sull'empatia. L'ultimo live l'ho fatto con Ambrogio Scognamiglio, con cui abbiamo parlato di intelligenza emotiva, proprio orientata all'impresa, quindi assolutamente in linea. Quanto è importante, soprattutto nelle start-up in partenza, il fatto di comunicare valore, quindi di creare una cultura aziendale? Questa è una domanda molto molto importante, che è il cuore, penso, del successo prolungato nel tempo delle aziende che durano 20 anni, 40, 50 o 100. E questo lo trovi nelle aziende iconiche del nostro paese, lo trovi nell'artigianato che va avanti, quello che ha successo, che c'è un valore fondante per la cultura italiana, che è la tradizione.
e quindi questo è un aspetto importante. Oggigiorno, oltre alla tradizione, dovresti anche guardare più in là e vedere l'innovazione. E non tutti sono così vicini al mondo dell'innovazione da incorporarlo naturalmente. Però per creare una cultura aziendale, la cultura c'è sempre, la cultura aziendale, che tu la voglia o non la voglia, però spesso e volentieri è negativa. Quindi quello che bisogna fare è creare una cultura aziendale positiva, e nasce sempre dal vertice, non la puoi creare dal basso, quindi lì è determinante il fondatore, il presidente, l'amministratore delegato, insomma la persona chiave nell'azienda. E anche lì io partirei dai valori. I valori personali della persona che dirige un'azienda poi si traducono in tutto quello che quell'azienda fa. Quindi se ci sono dei valori solidi che possono essere resi espliciti e comunicati, torniamo alla comunicazione, e condivisi a tutti i livelli, lì hai una incredibile base di partenza per creare poi il valore, quello più quantificabile, il valore di prodotto, il valore di processo, il valore dell'innovazione o della tradizione che comunque regge, no? Quindi penso nel tessile, gli italiani sono bravissimi, certo. Ci sono dei prodotti tessili che sono bellissimi, di altissima qualità, perché si legano anche alla tradizione, mischiano la tradizione con l'innovazione. Però io penso che tornando a questa idea dell'intelligenza emotiva, si lega moltissimo con l'idea dei valori fondanti della persona che rappresenta l'azienda e che poi diventano i valori fondanti dell'azienda e sui quali poi costruisci quel valore contabilizzabile. Diciamo. Quindi diciamo che è molto legato ai valori umani che l'imprenditore si porta dietro? Assolutamente, assolutamente. Nel lungo termine sì, perché noi stiamo parlando qua non di avere successo da un giorno all'altro o certo. Di sopravvivere, stiamo parlando di successo inteso come un'azienda che è sana, che dà profitti e che permane nel tempo e che supera le crisi. Giusto, perché certo. Proprio questo, l'azienda che sta in piedi da 100 anni, di crisi ne ha viste tante e si è dovuta reinventare tante volte. Questo lo puoi fare quando hai delle fondamenta solide. Le crisi, come nel matrimonio. Il matrimonio non è tutto rose e fiori. Certo. Le crisi servono a far emergere la vera natura di quel rapporto. Se è un rapporto solido e quindi supera la crisi perché ha le risorse per farlo, oppure si spacca. Nell'azienda è uguale, non è proprio un matrimonio, ma è un sodalizio tra diverse persone. E se non c'è, non ci sono gli elementi saldi di base, quando arrivano le crisi arrivano sempre, si spacca e crolla. Certo. Senti, in questo momento ci sono molte persone, io lo vivo un pochino anche per il lavoro che faccio, io sviluppo reti in franchising, quindi ci sono tante persone sia che come franchisor che come franchisista hanno ragionando e lavorando per aprire nuove attività, per partire, per ricominciare, diciamo così, appena ce lo permetteranno, speriamo presto. In che direzione si devono muovere? Nel senso, quali sono i passi che un imprenditore che vuole avviare in questo momento una nuova attività deve compiere e a cosa soprattutto deve stare attento? Allora, mi fai una domanda che mi mette un po' in imbarazzo perché penso che in questo campo sei molto più bravo tu di me con la tua esperienza. Però, no, sono sicuro invece di poter cogliere più di qualche spunto da te, quindi. Diciamo, in questa domanda ti risponderei con linee guida, con una risposta. Sì, assolutamente. Non possiamo entrare, questo ovviamente non possiamo entrare nello specifico, sarebbe impossibile. Anche perché, No, era esattamente quello, poi ognuno nel proprio riuscirà a riportarselo, era esattamente quello che ti chiedevo. Allora, io penso che si può partire dall'idea di dire, ma se io ho questo problema, ce l'hanno anche gli altri, è un problema che può essere generale, io ho un problema e l'ho risolto per me, lo posso risolvere anche per gli altri? Questo sembra banale come risposta, però spesso e volentieri, io penso molti imprenditori risolvono problemi tutti i giorni, senza magari rendersi conto che quello che hanno fatto per la loro azienda può essere replicato per tante altre aziende.
da questo concetto semplice possono nascere nuove iniziative e nascono spesso e volentieri, che siano in franchising oppure no, e alcune si prestano, altre no, chiaramente. Però quest'idea e questa domanda da porsi, in questo periodo abbiamo risolto 25.000 problemi, quali di questi possono essere comuni ad altri? Esploriamo e vediamo se possiamo in qualche modo pacchettizzarli, e può essere un prodotto, può essere un servizio. Quindi questo da un punto di vista. Secondo punto di vista è l'innovazione, cioè cosa faccio io di diverso da quello che fanno gli altri, perché andare a replicare, a meno che uno abbia la certezza di un gap di mercato o di un'esecuzione superiore, non vale la pena replicare quello che hanno fatto gli altri. E nota bene che sto facendo delle eccezioni che possono essere molto significative, cioè se io vedo all'estero una cosa che funziona bene, che in Italia non c'è, ma il mercato potrebbe volere, assolutamente mi ci fiondo. Quindi c'è anche quest'idea, no? Cioè, si può copiare, però bisogna copiare con conoscenza, sapendo che cosa si sta facendo. Quindi in assenza di un qualcosa da copiare in queste condizioni, allora bisogna innovare. E l'innovazione può essere di prodotto, per esempio, se sono sicura che fioriranno tante aziende che faranno mascherine di vario tipo, questo penso che ci possiamo mettere la firma. Ma anche ci può essere innovazione di processo, che io invece di avere il negozio aperto ti faccio la consegna a casa, che magari ti risolvo altri tipi di problemi. Quindi bisogna capire che cos'è, si parte sempre dal mercato. E questo non bisogna dimenticarselo mai, non bisogna fare come l'ingegnere, quello non aperto ai suggerimenti che parte dalla soluzione brillante, bisogna partire dal mercato e poi applicare le soluzioni brillanti e vedere se si possono replicare. Allora, ti propongo un'altra domanda. Eccola qui, a volte i cambiamenti danno degli spunti, quindi non crede Silvia, questo è proprio riferito a te, che al momento cambiare sia precoce, quindi probabilmente c'è già la necessità di improntare un cambiamento o dobbiamo aspettare di capire che cosa succede per poter poi eventualmente rispondere al mercato? Allora, la tempistica chiaramente è fondamentale, c'è un grande cimitero di aziende nate troppo presto e che sono morte anche prematuramente. E chiaramente molte aziende in questo momento stanno gestendo l'emergenza e quindi non hanno abbastanza banda e risorse per poter proiettarsi nel futuro. Quindi a seconda della situazione io penso che ci sono diverse strategie da seguire in questo momento. E anche la prima è quella della riflessione. La riflessione si può fare anche se stiamo impegnati 10, 12, 14 ore al giorno a mantenere la barca a galla. Bisogna comunque, prima di addormentarsi, mentre si dorme la mattina, mentre si fa la doccia, bisogna riflettere su cosa significa, quale sarà il futuro. E chiaramente non spostarsi prima di avere qualche idea su dove andrà il futuro non è una buona idea. Però ti posso dare l'esempio che mi è più vicino, che è quello dell'università. Noi in questo momento, come ti dicevo prima privatamente, negli ultimi 2 mesi abbiamo lavorato il triplo per poter garantire il completamento del semestre in un modo degno. Certo. E quindi non c'era molto tempo per pensare al futuro. Tuttavia, a quel futuro ci dobbiamo pensare e si profila già. Non sappiamo con certezza dove andremo a finire, però sappiamo che ormai il mercato è consapevole che può ottenere molto attraverso corsi online anche gratuiti. Mm-hmm. E quindi a quel punto noi sappiamo che come università privata a pagamento dobbiamo offrire un plus valore molto significativo e che sia anche unico e non facilmente replicabile con una trasmissione di questo genere. E questo è un punto abbastanza chiaro. Noi per esempio abbiamo un problema che ci viene dall'esterno che è strutturale. Una parte della nostra proposta valoriale è proprio che abbiamo tanti americani e quindi tu italiano o tu albanese puoi fare un'esperienza americana a Roma perché sei circondato da americani. Sappiamo benissimo che in futuro i viaggi ci metteranno un po' prima di riprendere come era
come era prima, e questo ci pone un problema. Quindi, che cosa significa? Che dovremo trovare altri modi di generare valore, vendite in qualche modo e profitti. Non certo. possiamo rimanere limitati a quello che eravamo prima. Certo. Quindi, queste sensazioni, se tu sei nel tuo mercato, già le cogli adesso perché sono onde lunghe, e sai che il turismo non sarà più quello di prima, e sai che invece la tecnologia andrà a ruba, e sai che la blockchain adesso esploderà. Quindi ci sono alcune tendenze, macro tendenze, che già le puoi osservare fin da ora. E quindi puoi incominciare a riflettere come posso orientarmi per intercettare le tendenze positive e evitare quelle negative o contenere il danno certo. delle negative. Quindi in questo senso penso che la riflessione sia molto importante. La diversificazione verrà dopo, chiaramente, e dipende anche dalle competenze che già hai, degli strumenti che hai già, e devi poi capire che cosa ti occorre di nuovo per poter buttarti in un ambito piuttosto che in un altro. Un'altra riflessione da fare è che purtroppo, ed è la realtà, ci saranno molte aziende che non ne usciranno fuori vive. Sì. Questo si sa. Il che può essere un'opportunità per chi invece si vuole allargare, vuole ottenere una maggiore percentuale di mercato senza dover faticare e trovare i clienti uno a uno. Quindi c'è anche un'idea, la possibilità di consolidare. Quello che dicevamo un po' prima, no? Trovare l'opportunità. Esatto, in qualunque... esatto. L'altra faccia di questo aspetto, per chi invece ha l'azienda molto fragile, è che se ti rendi conto che la tua azienda non può sopravvivere, e questo lo puoi vedere, mm-hmm. è inutile che ti sveni per mantenerti sulla breccia. Cerca un'altra soluzione, cerca certo. un modo di chiudere che ti consenta di salvaguardare posti di lavoro, valore, tradizione e quant'altro. E questo non è facile però, perché per lo stesso motivo per cui non abbiamo chiuso subito i confini e non ci siamo chiusi in casa, perché non volevamo riconoscere la situazione, ed era lontana e non volevamo saperne. Noi tendiamo, soprattutto noi italiani tendiamo, io l'ho notato, noi italiani tendiamo molto ad innamorarci del nostro business, quindi facciamo una fatica enorme a lasciarlo andare e spesso ci incaponiamo anche quando proprio non è il caso, mentre magari lo lasci andare e puoi ripartire da un'altra parte. Andrea, no? È un punto di forza, nel senso che quella è la passione anche che ti motiva, no? Questo è vero. Però andrebbe temperato, perché è meglio essere vivi e ripartire con qualcosa di nuovo che avere un'agonia sì. prolungata che distrugge tutto, perché ti distrugge non solamente l'azienda ma anche i rapporti familiari, perché diventi chiaramente sei stressato oltre ogni limite mm-hmm. e nascono tantissimi divorzi da questa situazione, nascono liti tra familiari, specialmente nella piccola impresa che è a base a conduzione familiare mm-hmm. e cioè il costo anche affettivo, emotivo, psicologico di mantenere in vita una cosa che non ha la capacità di rimanere in vita è enorme, e quindi avere la lucidità di dire così non può andare avanti, facciamo qualcos'altro mm-hmm. e di non patire lo smacco, perché quello chiaramente certo. è difficilissimo, di non viverlo come un fallimento, è importantissimo. Tutto sommato ti direi che in questo periodo è più facile fallire che se sei in un altro momento storico, perché certo. in questo momento falliscono tutti, quindi non c'è lo stigma, hai fallito perché tu sei... C'ho la scusa, diciamo, no? E hai fallito perché era una situazione che era troppo forte, certo. e quindi certo. quello ti dà anche, diciamo, da un punto di vista psicologico, l'abilità di ripartire, di reinventarti, di trovare qualche altra cosa. Però non è facile, non è un momento facile per niente, io non vorrei, diciamo che... venire interpretata come una che dice sarà tutto, andrà tutto bene così. No, senza... no, però guarda, io sposo molto il tuo punto di vista, io sono uno di quelli che cerca proprio di ragionare, ecco, lo ripetiamo l'ennesima volta, cercare l'opportunità, cercare il punto di forza nel momento, anche perché o la vedi in quel modo o è tutto catastrofico. Se vuoi andare avanti devi necessariamente trovare un punto di positività in quel che succede. Ho un'altra domanda che tra l'altro mi piace molto, ed è di Anastasia, spero di pronunciare il nome in maniera corretta.
Una domanda per la professoressa Pulino. Qual è il bilanciamento ideale tra soft skill ed hard skill nei team delle startup? E quale delle due ovviamente ha maggior peso? E poi, la cultura aziendale dovrebbe essere modellata insieme al team o il team che dovrebbe adattarsi ai modelli di cultura aziendale? Questa è interessante. Belle tutte e due le domande. Allora, parto dalla seconda, che è più facile. E io penso, come ho detto prima, la cultura aziendale nasce dal vertice e viene alimentata dal vertice, quindi il team verrà selezionato secondo certi parametri che rifletteranno la cultura personale, i valori personali del vertice, e poi quello entrerà in circolo. Quindi in seconda battuta è chiaro che poi la squadra propaga questa cultura e la rafforza e la contamina con i nuovi, quelli che entrano nuovi, e questo è molto importante anche in fase di crescita molto forte, perché c'è sempre pericolo con un'azienda che ha molto successo, che raddoppia le vendite o triplica le vendite, che cresce a questi ritmi, c'è il pericolo di diluire la cultura aziendale, e lì la squadra diventa fondamentale per poter contaminare i nuovi arrivati. Quindi questo, secondo me, è molto importante che ci sia una condivisione di quella cultura, perché poi ognuno agisce in quella direzione. E la prima domanda, non c'è una formula. Io insegno anche finanza, mi piacciono le formule, però su questo non c'è una formula. Più facile è determinare le hard skills, perché tu hai un prodotto, hai un mercato, quindi certo, sai quali sono le attività che devi svolgere, sai se hai bisogno di un grafico piuttosto che un ingegnere, eccetera. E le soft skills non è che tu dici prendo due di questo e due di quello. Tutti devono avere soft skills. E queste, cioè, alcuni fanno più soft skill in un certo senso e più in un altro. Però non è che tu puoi dire c'ho tre persone che sono gli ingegneri, per usare sempre questa metafora, e tre persone che sono gli empatici. Non certo, funziona così. Cioè le devi distribuire, devono essere proprio intrecciate al tessuto umano che hai in azienda. In questo senso è molto importante anche per chi, per esempio, ha messo personale in cassa integrazione, e incoraggiare queste persone a fare upskilling, cioè a approfittare di questo tempo libero che hanno purtroppo per acquisire nuove competenze. Certo. E questo l'azienda può anche orientare, e magari con il risparmio che ottiene perché ha le persone in cassa integrazione può fare un piccolo investimento mirato, offrendo certi corsi ai propri dipendenti. Io penso che questo crea molto valore, perché il dipendente poi può dare un contributo maggiore, certo, ma anche crea un legame, diciamo, umano maggiore, perché tu stai trasmettendo, mi interessa che tu non sia lì a casa a sbattere la testa al muro perché non sai cosa fare, o perché sei depresso, perché è una situazione veramente difficile anche per chi, io te lo dicevo prima, sono contentissima di avere troppo da fare, perché l'alternativa è non fare niente, certo, è distruttiva. Senti, parlavamo prima di ecco, facevi il discorso dello spendere sulla formazione, ok, prima di numeri e quant'altro. È ovvio che, soprattutto in una fase di startup, ma anche insomma in linea generale, noi ovviamente abbiamo un budget specifico. L'ideale ovviamente è spendere tanto in tutte le voci, questo non si può fare in una situazione generale, soprattutto in un momento in cui magari in termini di liquidità abbiamo difficoltà, perché questo è palesemente uno dei problemi maggiori al momento attuale nella piccola impresa, ma anche nella grande. Quindi dobbiamo andare un po' a scegliere dove andare ad allocare il budget, e dove soprattutto non andare a mollare. Quali sono, io ti chiedo le due, poi dimmene una, dimmene tre, non lo so, quali sono le due voci che secondo te non dovrebbero in nessun caso subire un taglio? Allora, non è facile, e prima di rispondere a una domanda del genere, io penso che vadano fatte due tipi di valutazioni. Prima di tutto, vedere tutte le voci di costo e vedere quanto valore aggiungono
all'azienda, al processo, al prodotto finale. E la seconda, di tutte queste voci di costo, quali possono diventare costi variabili? Nel senso che se io non vendo, quel costo non ce l'ho, quindi fare in outsourcing. Certo. E questi sono due aspetti che sono fondamentali prima di prendere qualsiasi decisione di tagliare o non tagliare, perché ti può liberare alcuni fondi e ti fa anche capire meglio qual è il tuo core, quali sono gli aspetti della tua azienda che solo tu fai e che veramente è quello che il cliente compra quando compra uh-huh. il tuo prodotto o il tuo servizio. E sul core non puoi risparmiare. Quindi se tu, per esempio, sempre facendoti per esempio l'università, e sei un'università come la John Cabot che dà un prodotto di qualità, eccetera, noi sulla qualità non possiamo decrescere, quindi i costi di erogare formazione è preferibile avere meno corsi, mm-hmm. però la qualità del corso deve essere sempre la stessa, perché certo. sennò il cliente ti scompare. Certo. Quindi mettere proprio l'attenzione su cos'è fondamentale il core della tua azienda, della tua value proposition. Interessante. Scusami se mischio tutti questi termini in inglese, ma sono così abituata a parlare inglese tutto il giorno che a volte mi dimentico. Allora, un'altra domanda da José. Università con la filosofia pedagogica della JCU, come dà un vantaggio agli studenti che iniziano il loro percorso lavorativo oggi? Allora, bella domanda. Ed è sia, cioè la risposta è di natura pedagogica, ma anche dei servizi che circondano l'offerta pedagogica. Quindi, dal punto di vista pedagogico, quello che distingue università come la John Cabot, ma anche il sistema americano in genere, è il fatto che alla teoria accompagna molta applicazione. Quindi tu vedi sul campo quello che hai imparato sui libri. E per dirti, noi portiamo in aula delle sfide aziendali, che dicono io voglio fare un piano di marketing internazionale, allora lo studente che sta studiando marketing internazionale lavora su quel progetto, un progetto vero per cui è responsabile, deve presentare al cliente, deve capire le necessità del cliente, eccetera. E come questo esempio ce ne sono tanti. E tutti i nostri corsi hanno dei progetti, hanno una fase applicativa. E questo ti insegna molte di quelle soft skill, ti insegna a presentarti nel mondo del lavoro, ti insegna a usare il linguaggio adeguato, ti insegna a comunicare, a presentare, a organizzarti mentalmente, a discriminare cosa è importante e cosa non è importante. E ti insegna anche, per esempio noi facciamo l'elevator pitch, ti insegna a racchiudere le cose più importanti di quello che devi dire in quel minuto, in quei 5 minuti. Mm-hmm. Sono tutte cose piccole, mi dirai, che però se le devi imparare sul mm-hmm. campo ci metti parecchio tempo. Invece tu, nei 4 anni dell'università, le vai imparando senza nemmeno accorgertene. Certo. E poi c'è l'aspetto strutturato dei servizi che l'università offre, per cui abbiamo il centro di orientamento al lavoro, che fa, abbiamo un parco di aziende, di circa 600 aziende, noi laureiamo circa 200 studenti l'anno, quindi vedi che il rapporto è importante. Certo. E abbiamo delle ottime opportunità di tirocinio e anche di lavoro, ma anche altre attività, per esempio abbiamo un centro molto importante di community service, quindi di volontariato sul territorio, quello anche ti insegna tantissimo, fare volontariato, io penso che tutti dovrebbero farlo, per capire come gira il mondo veramente. Certo. E tante altre opportunità anche di lavoro all'interno dell'università. Spero di aver risposto alla domanda di te. Senti, in chiusura, lo chiedo sempre, ma oggi sono particolarmente curioso, un consiglio per chi è in fase di startup e per un piccolo imprenditore per affrontare questo momento. Allora, per non ripetermi, perché alcune cose insomma le ho già dette, certo. Per non ripetermi vorrei introdurre un nuovo concetto che per chi inizia da adesso è fantastico perché parti già con questo concetto incorporato, ma chi ha già un'azienda avviata non è mai troppo tardi per pensarci, mm-hmm. è quella di pensare in termini di ecosistemi. Non siamo soli, quindi il discorso che facevamo dell'imprenditore e della squadra
si può ampliare ed è l'azienda e l'ecosistema. Quindi pensare che ci sono tanti altri imprenditori nel mio settore, che è vero che cerchiamo tutti di ottenere gli stessi clienti, ma è vero anche che se siamo smart cercheremo insieme di ampliare quel mercato e di espanderlo e quindi di aiutarci a vicenda a crescere sia all'interno dell'Italia ma anche in campo internazionale per chi lo può fare. Quindi questa idea di ecosistema che nel mondo delle startup è già molto attivo, nasce così, ma si può tradurre nel mondo dell'educazione, si può tradurre nel mondo del tessile, si può tradurre in qualsiasi ambito. Nel nord-est c'è già molto questa idea dell'ecosistema, nel resto del paese forse si dovrebbe sviluppare di più. Perfetto, vedi, non è stato uno spunto molto interessante anche per me, quindi non avevo dubbi, ero molto curioso e hai assolutamente soddisfatto la mia curiosità. Silvia, io ti ringrazio davvero, sei stata gentilissima, utilissima, è stato veramente un piacere averti, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie a te per l'opportunità, perché veramente sollevare il naso dalla registrazione della lezione è stato veramente un bel momento, anche fare appunto anch'io una riflessione su questi argomenti. Grazie davvero, grazie a tutti per averci seguito, eravamo live sia su Facebook che su YouTube e insomma abbiamo avuto un bel riscontro, quindi grazie a tutti per averci seguito e grazie ancora Silvia. Okay. Ciao, a presto.